una edizione di Didacta, questa settima del 2024, che si è già presentata con numeri importanti, sia come risposta delle aziende espositrici che lavorano con e per la scuola, sia come interesse dei visitatori. Quindi tre giornate in cui si è respirato veramente l'entusiasmo, la passione e anche la voglia di confrontarsi di docenti, dirigenti scolastici, ma anche operatori degli enti locali, cioè tutti quelli che lavorano intorno alla scuola hanno il desiderio di dotarsi di strumenti tecnologici e anche didattici per offrire sempre di più percorsi sempre più in linea con i tempi ai ragazzi. Novità di quest'anno l'ingresso a pieno titolo anche dell'università nel programma di Didacta, e questo è molto importante perché abbiamo coperto anche tutto il terziario, che prima era coperto solo dagli ITS, per cui adesso possiamo dire che Didacta dà occasione di formazione e proposte di tutti i tipi, dallo 06 fino all'età adulta. E altra novità, il tema centrale di questa edizione, che è stato quello dell'intelligenza artificiale. Non poteva che essere così, perché ovviamente l'intelligenza artificiale già noi la usiamo, spesso anche senza esserne consapevoli, anche nell'uso dei social, e quindi ovviamente ci sono potenzialità e rischi da conoscere per un uso efficace anche nella didattica. Quindi abbiamo avuto anche un laboratorio, un'aula immersiva sull'intelligenza artificiale, ma che va